100 aziende al Chocolate Show di Perugia, 145 paesi diversi, 6.000 referenze di prodotti, 95.000 tavolette di cioccolato acquistato. Sono questi i numeri da capogiro della 22esima edizione di Eurochocolate 2015. Un successo annunciato che non delude mai, come la passione per il cioccolato, che quest'anno, complice anche una stagione mite, ha visto un incremento importante di afflusso di cioccoturisti provenienti dal Lazio, un più 25%, dalle Marche, con un più 15%, dalla Campania, dall'Abruzzo e dalla Puglia, ma anche dagli Stati Uniti, l'Asia e l'America Latina. Sembra che quest'anno anche Eurochocolate ha confermato l'aumento di presenze nella città di Perugia, di questo ne siamo molto contenti, la manifestazione è piaciuta, abbiamo avuto gli alberghi tutti pieni, quindi turisti da tutte le parti, soprattutto nei fine settimana. Abbiamo avuto anche un eccezionale aumento all'interno del mini metro e devo ringraziare per questo la società e tutti, insomma, coloro che lavorano, che hanno lavorato all'interno per garantire che tutto funzionasse al meglio, anche perché non è scontato in un momento di flusso abbondante che tutte le cose funzionano, sia la nostra polizia municipale e insieme alle società Mini Metro e anche a Umbria Mobilità si sono impegnati affinché questo flusso venisse regolato e comunque i turisti e non solo potessero godere di questa manifestazione che comunque da anni porta dei risultati, degli ottimi risultati. Ma il successo è arrivato anche dal web, dai social network, dal MustaChoc, il grande baffo di cioccolata scolpito in piazza 4 Novembre, claim di quest'anno, che è stato fotografato, condiviso e postato sulla pagina ufficiale di Eurochocolate, che ha superato il mezzo milione di like e impression su Facebook e 5,5 milioni di impression per l'hashtag Eurochocolate e MustaChoc su Twitter. Il claim Eurochocolate 2016, sì, ma con chi? E il gadget del prossimo anno sono stati presentati nella splendida terrazza panoramica del mercato coperto, dove un imponente selfie stick aspettava la stampa e dove Guarduccio ha voluto brindare e selfarsi con tutti i suoi giovani collaboratori. È finita adesso Eurochocolate, aspetto tutti i cittadini per la Fiera dei Morti. Quest'anno la Fiera dei Morti sarà in versione novità, avremo tre punti fiera, il classico Pian di Massiano, il centro storico e in più avremo il Piazza Bacio dove quest'anno troverete una fiera particolare, una fiera che è in sé della novità e della tradizione perché sarà attenta all'ambiente, al verde, agli animali, sarà una cosa particolare che invito tutti a visitare.